Franco Superchi, 32 anni. Se non ci fosse stato lui a difesa della porta veronese, la Juventus avrebbe faticato meno a battere i gialloblu. I bianconeri, reduci dalla brillante prestazione azzurra, hanno sottovalutato il Verona e sono apparsi un po' deconcentrati. Trapattoni ha concesso giustamente un turno di riposo a Tardelli, ma l'assenza del giocatore si è subito sentita. Positivo il collaudo di Marchetti, in vista del suo impiego di mercoledì in Coppa UEFA contro i russi. Marchetti ha lavorato bene e ha sfiorato il gol. Quanto al Verona, oltre al bravissimo Superchi, i più in forma ci sono sembrati Guidolin e Mascetti. L'infortunio che ha immobilizzato per metà gara il generoso capitano veronese ha influito sull'andamento della partita e ha costituito un handicap forse determinante per la squadra di Valcareggi. I gialloblu hanno attaccato poco e solo nel recupero hanno colpito con Maddè una traversa e segnato con Luppi il gol della bandiera. 2-1 il risultato, ma c'è la riserva presentata dal Verona all'arbitro Serafino per la misteriosa bottiglietta che avrebbe colpito Zigoni all'uscita dal campo dopo il primo tempo. L'allenatore bianconero Trapattoni ha assistito all'episodio. Ecco la sua versione. Stavo abbracciando Zigoni per salutarlo. A un certo punto mi accingevo a scendere e entrare nel sottopassaggio e vedo questo qua che si guarda attorno e sta lì in piedi. Si avvicina un giocatore, al quale non faccio nome, però questo giocatore lo sa bene perché ho avuto modo di parlare anche con lui, e sento che gli dice sta so, buttate so, in dialetto che lo capisco anche molto bene, è invitato a star giù, no? Allora dico, beh, abbiate pazienza, allora facciamo in serie e non scherziamo su queste cose.